Sempre chiaramente sono piedi, dipendono dalle specie, dipendono dalle
dimensione della pianta, la realtà di irrigazione che può andare da 10 a 30 mila litri all'anno, e qui ragiona in termini di rischi idrogeologici, ha una capacità che può andare da alcuni chili fino a qualche decina di chili di assorbimento e di trattenimento di inquinanti e di polveri, di inquinanti atmosferici, oltre alla CO2 e di tutti gli altri inquinanti atmosferici. Produzione di ossigeno, attenuazione dei rumori. Thank you.
nel senso che chiaramente dobbiamo avere gli elementi per poter abbattere quella pianta sapendo che è assolutamente necessario farlo, ed è quello che abbiamo sempre fatto. Poi forse possiamo essere chiari nella comunicazione, nella mentalità, però in questo comune facciamo varie centinaia di misure di stabilità della pianta, chiaramente tramite l'azienda che ci segue per il corso del vero. Io non so quanti altri comuni, a Roma penso che non esistano azioni di stabilità delle piante e hanno un numero di piante considerevoli, non ancora considerevoli. La valutazione di stabilità delle piante garantisce che tutte le piante che noi abbiamo qui nella vena non potranno mai? No, non esiste il rischio zero, per il semplice fatto che qualcosa di verticale sul terreno prima o poi cade, tramite qualche rotolaccia il terreno nell'orizzontale, perché è un problema di gravità. Su quanto è stato detto stamattina, io sono d'accordissimo che la caduta di un albero statisticamente possa provocare meno danni della caduta di un carbone, meno morti. Ecco, quando siamo in funzioni pubbliche o tecniche amministrative e si deve rispondere davanti a un magistrato, che per carità non è una persona cattiva, è una persona che fa semplicemente il suo lavoro, e siccome più di una volta sono stato sentito, di fronte ad un'autorità giudiziaria non si risponde su ciò che è probabile, ma su ciò che è possibile, e la probabilità è una questione che mi interessa. È possibile che qualcosa avvenga? È stato fatto quello che era necessario per evitare che accada, ragionevolmente parlando, non con la certezza ma con la ragione? Allora ci si può, non voglio dire difendere, ma ben discutere, altrimenti no. E poi, sempre parlando in termini probabilistici, io ho anche la fortuna di avere la responsabilità della protezione civile. Negli ultimi 3 anni ci sono stati almeno 3 eventi di intensità centennale o duecentennale come eventi climatici. A Cesena 3 anni fa ho avuto 3 eventi di intensità duecentennale nello stesso anno. Vuol dire che quegli eventi, per intensità del vento o intensità della pioggia o durata o comunque sperimentazione dell'energia in campo, avvenivano, sono già avvenuti, ma con una cadenza di 100-200 anni, nel senso che 150 mm d'acqua in 2 ore sono caduti ancora, ma mediamente una volta ogni 100 anni. Quando hai 3 eventi in un'area geografica, non voglio dire comunale, ma anche solo provinciale o regionale ristretta, e ne hai 3 nello stesso anno, termini probabilistici cominciano a cambiare le cose. Nell'evento del 28 giugno 2017 alla Vena sono caduti qualche migliaia di piante. È chiaro che quando arriva un evento estremo come quello tutti si preoccupano delle piante, ma non sono l'unica cosa che cade. Cioè, noi ti facciamo anche la rilevazione del danno dal punto di vista della protezione civile. L'albero cade con l'evento estremo e lì non sono cadute 1000 piante malate, sono stati stroncati dei platani per torsione della pianta. Cioè, immaginate l'energia che serve. Poi qualcuno chiaramente ci imputa il fatto che li avete potati poco, li avete potati male, ma non li avete potati di più, andate anche più potati di meno. Sono cadute piante di qualunque tipo, a foglia larga, a foglia stretta, che foglie, pini, acidi, piocchi, platani, tutto quello che c'era, perché quando arriva un evento da 150 km orari, quello è l'effetto. E non è che se eliminiamo tutte le piante che sono sul terreno, eliminiamo il danno o la probabilità del danno di un evento estremo. Perché in quell'evento, oltre agli altri, sono state scoperchiate le case, sono stati rovesciati dei container con dei tiranti in acciaio fissati al suolo, sono state sfondate delle vetrine antisfondamento, la vetrata antisfondamento è stata abbattuta, caduta al suolo, e si è inarcata tutta la cornice in acciaio che tiene punto di un'auto, perché sono vetrine anche sfondamento. Quindi immaginate le energie che sono in campo. Una parte delle autorizzazioni all'abbattimento che arrivano agli uffici, gli operatori degli uffici di San, ultimamente, purtroppo, come causa diretta di un effetto degli eventi climatici che sono arrivati, hanno delle motivazioni di questo tipo. La pianta è alta, ho paura che la pianta possa
la pianta oscilla, questo è anche un recente, la pianta oscilla paurosamente quando tira il vento. Però l'oggetto non è tanto che la pianta cade a poche vere, l'oggetto è che serve una formazione, una cultura diversa, non solo del verde, anche una protezione civile, che dice che quando c'è un evento estremo, o l'allerto all'avviso di un evento estremo, non si sta sotto gli alberi, non si sta per la strada, non si sta da nessuna parte, perché l'oggetto non è che il pericolo dell'albero cade, l'oggetto è il pericolo che l'albero uccida o faccia male a qualcuno, perché se l'albero cade e cade su un'auto, pagherà la situazione, pagherà la regione che fino ad ora, non so se continuerà, ha sempre coperto i danni a mobili o immobili, non dico per la quasi totalità, sicuramente per una gran parte, e comunque anche quando non dovesse coprire il danno è limitato perché è un danno patrimoniale, però è un fattore di cultura. Poi, ripeto, esistono casi in cui le piante debbono essere attaccate perché non abbiamo un'alternativa. Scusate, su questo mi sono dimenticato. Vado veloce come una freccia. La presenza dei alberi causa il conferci, questo è un po' quello che vi ho detto fino ad ora. Le novità delle norme di comportamento, su questo non mi dilungo, abbiamo cercato di formare o di educare quello che è il comportamento che si deve tenere nelle aree verdi, nelle aree pubbliche, quindi divieto di fare il bagno nei laghetti, di accendere i fuochi, di creare bivacchi, di abbandonare i rifiuti alcolici. Ecco, una frase però vorrei leggere. Nelle aree verdi sono normalmente presenti situazioni, radici affioranti, irregolarità del terreno, materiale vegetale e terra, insite nella natura stessa di tale area, in conseguenza i fruttori devono prestare attenzione al loro uso. Cioè, una persona normale dice, siete idioti, perché avete scritto una banalità del genere? Cioè, è normale che questa è un'area verde e come tale deve essere trattata. Questa frase è stata inserita per il semplice fatto, così come esistono i cartelli, vai nel bosco, attento all'orso, attento alla biscia, attento alla radice, attento alla vespa, attento all'ape, perché abbiamo gente che entra nei parchi urbani e non dico nella pista ciclabile o nel sentiero che teniamo in contatto, perché semplicemente frequentano l'area urbana, che inciampano in una radice dell'area, scusate, l'area urbana verde, che inciampano in una radice e ci chiedono il danno, per aver inciampato in una radice di un parco. Una frase del genere è stata inserita anche se molto impudicosamente nel regolamento del verde. Vi è una serie di obblighi per tutto ciò che è comportamento, per le attrezzature dei giochi e dei bambini, per quella che è la fruizione, le modalità di fruizione di quelli che sono l'area gioco, tutto il resto è un stessa cosa per le aree cani, abbiamo parecchie decine di aree cani nelle aree verdi comunali, ci vengono chieste continuamente, sono aree di sgambamento recintate, c'erano sempre dei problemi di fruizione fra fruttori, fra cani, fra interni ed esterni, abbiamo cercato di regolamentarlo. C'è una parte specifica, scusate, del regolamento su quelli che sono gli alberi di pregio, per l'individuazione del PIA, la società particolare della SF di pregio, qualcuno stamattina mi ha chiesto, voleva tutelare alcuni buci di particolare pregio della zona di Piancibane. Esiste una apposita commissione che fa le valutazioni per quelle che sono le piante che possono essere individuate come alberi di pregio. Il comune, nonostante le piante siano, possano essere in area privata, provvede a proprie spese alla manutenzione delle alberature protette, intendendole come un bene pubblico, nonostante sia in area privata. Chiudo velocissimamente, ci sono più di 250 alberi monumentali tutelati a Ravenna, chiaramente abbiamo indicato solo alcuni dei più significativi e dei più belli, perché nonostante siano belli tutti, alcuni come finale. Questo è un plato comune presso la Basilica di San Vitale, è uno dei più belli, dei più rappresentativi che abbiamo in area urbana. Questa è una farnia nella zona di Mezzano, vicino a una casa privata. Anche questa è una casa privata, nella zona di Santa Maria in Porto, una farnia. Questo è un ginkgo bellissimo, chi a Ravenna gira per avere conosce Ravenna lo vede soprattutto in autunno, perché le foglie diventano di un giallo rossiccio stupendo. Questa è una farnia nella zona di San Pietro in Vincoli, questi sono tipi a mensa metallica. Una farmia molto bella di questa zona di Sant'Evo, ecco, questo è un gesso bianco
diciamo che molti esperti ci hanno detto che un gesso bianco che potrebbe fare le bacche nere è una delle piante più belle che abbiamo. E ho finito qui. Io chiudo rispondendo a una questione che è stata posta stamattina sul fatto che possono essere prodotti liberamente le piante, le grandi di prima, nel comune di Ravenna, pagando e non facendo le piante. Non è così. Noi come regolamento del verde, chiaramente consapevoli che la pianta è un'area privata, quando viene effettuata una domanda di abbattimento esistono i casi in cui la pianta può essere abbattuta, che sono rischi per l'incolumità pubblica, malloramento, deterioramento delle strutture della casa, delle reti fognarie. Chiaramente le motivazioni teniamo pur di non accettare il rischio che la pianta possa cadere anche quando è sana, però nei casi in cui la pianta debba essere abbattuta ci sono persone che non hanno la possibilità fisica del reimpianto, perché uno degli scopi del regolamento del verde è quello di non diminuire lo stock delle risorse verdi, quindi nei casi in cui dobbiamo abbattere chiediamo il reimpianto. Per il codice civile e anche per il regolamento del verde non sempre lo spazio del cortilizio è idoneo per le distanze, quindi cosa facciamo? Incameriamo quello che è un, diciamo, non è una sanzione, un versamento, un costo che poi noi utilizziamo per reimpiantare noi come comune gli alberi. Chiudo dicendo su quelli che sono i rimpianti. Ho letto un articolo recente sulla volontà del comune di Parigi di aumentare quella che è la superficie arborea della città, prevedendo nei prossimi 5-10 anni il reimpianto di alcune migliaia di piante, intervenendo in area urbana, riqualificando e invece riqualificando alcune aree o inserendo verature filari. Per il forte potere che vi ho detto prima che hanno le zone verdi di mitigare e di abbassare le temperature, e questa sarà una delle necessità dei prossimi anni sempre per quelle che sono le alterazioni del clima. In una zona, la differenza tra una zona alberata o parzialmente boscata di città e una zona esclusivamente cementificata può andare da 3 a 5 gradi, che vuol dire passare da 35, 36 a 41 gradi quando ci sono i caldi eccessivi. Capite anche quello che, oltre a tutti i vantaggi che ho detto prima, quelli che possono essere i vantaggi dal punto di vista climatico, anche nella riduzione. Chiudo. Nel reimpianto delle piantumazioni, il comune di Ravenna, da circa 30 anni, pianta da 1200 a 1500 piante all'anno, con il mese dell'albero in festa, che coinvolge 5000 bambini all'anno. Le piante, non tutte, ma nel 90%, vengono messe nelle zone più come di Ravenna, due pinete da 1200 e 800 ettari, circa 2000 ettari di pinete storiche di epoca romana. Abbiamo purtroppo finito quasi tutta la superficie a nostra disposizione, stiamo cercando dell'altra, però vuol dire che l'Ode al Comune di Parigi pianterà 5-6 mila piante, abbiamo piantato tra 30 e 50 mila negli ultimi 30 anni. Grazie. Prego, grazie. Grazie.